Storie di viaggi intrapresi per avventura o per bisogno. Storie straordinarie e storie normali. Storie di nomi conosciuti e di vite ignote. Storie di uomini e di donne che sono partiti per avere successo o semplicemente per avere il pane. Ma sono tutte storie dei Lucani altrove, il popolo con la valigia raccontato nel suo ultimo libro, edito da Memori, da Renato Cantore, caporedattore Rai Basilicata, che nelle immagini vediamo a Viggianello durante la presentazione del volume. È un diario, come dice la stessa presentazione, è il racconto di una serie di storie che ho avuto la fortuna di trovare sul mio percorso professionale. Sono le storie dei tanti lucani che hanno portato con sé in giro per il mondo la loro Basilicata, facendone, come dico, una regione senza confini ma non senza identità. I lucani raccontati da Cantore sono quelli che nel bisogno e lontani da casa danno il meglio di loro. Sono quelli che, seppur mantenendo un'identità di paese piuttosto che di regione, restano attaccati alle loro radici, che raccontano con romanticismo e nostalgia le generazioni successive, che a volte tornano per conoscere le valli e i vicoli sognati dai padri. Sono protagonisti di storie grandiose. Ricoprono ruoli importanti come il sarto di Bush o il creatore di un imponente network canadese. Ma sono soprattutto persone normali, come i minatori in Belgio o chi percorre l'Italia in bicicletta pur di vedere i tetti rossi di Senise raccontati dai nonni emigrati in Argentina. Una delle caratteristiche più grandi, più importanti dei lucani nel mondo è l'attaccamento alle proprie radici, anche nei racconti che loro fanno nei confronti anche delle nuove generazioni, che poi a volte, come abbiamo visto nel tuo libro, tornano. Quanta lucanità hai riscontrato da questo punto di vista nei lucani che hai conosciuto? Ma qualche volta una lucanità ancora maggiore di quella che si trova in Basilicata. Si conservano tradizioni, modi di vita. Addirittura alcune ricette di cucina sono più genuine e più tradizionali all'estero che qui, dove vengono più contaminate. Ma non solo questo, c'è un senso di appartenenza che fa di queste comunità comunità singolari anche nei confronti di altri gruppi di emigranti. Un diario di viaggio, insomma, sintesi dei tanti servizi giornalistici che dal 93 ad oggi hanno raccontato le Basilicate del mondo. Un taccuino aperto che ha un merito narrativo, quello di saper raccontare, di saper far parlare ciascuna storia, come soltanto l'esperienza del vero cronista riesce a fare.